E allora Vale, apriamo subito ovviamente con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'Ariete nasceva un cantante britannico, compositore, che ha venduto oltre 300 milioni di dischi. A Pinner nel 1947 nasceva Elton John. Timidissimo, inconsapevole e devastato da un terribile rapporto con il padre, così si presentava nel lontano 1968 Elton John. I genitori erano appassionati di musica, il padre era stato un trombettista in una band militare semiprofessionale, mentre la mamma, Sheila, collezionava dischi. Elton John ricorderà di essersi affiancato al mondo del rock and roll proprio grazie alle registrazioni di Elvis Presley e Bill Haley, che gli faceva ascoltare la madre. All'età di 3 anni, Elton John inizia a praticare lo studio del pianoforte per merito della sua nonna materna e qui iniziano a capire che lui è veramente un genio. Inizia a prendere lezioni al conservatorio all'età di 7 anni, suonando Mozart, Bach, Beethoven e Chopin. Viene considerato uno dei più talentuosi del conservatorio, uno studente modello. Però col tempo si ritira dal conservatorio perché ispirato da 2 grandi pianisti, Jerry Lee Lewis e Little Richard. Nel 1962 forma la sua prima band, The Corvettes. E nel 1970 raggiunse il successo internazionale entrando nella top 5 del mercato statunitense con il brano Your Song. Pensate, il grande John Lennon, dopo aver ascoltato Your Song, disse di non aver ancora sentito qualcosa di veramente nuovo dopo lo scioglimento dei Beatles. Nel 1972, con il singolo Rocketman, si aggiudica il primo posto in classifica negli USA e secondo posto in Gran Bretagna, venendo riconosciuto come rock star. Fonda quindi una propria etichetta discografica, la Rocket Records, che metterà sotto contratto artisti come Cliff Richard, Neil Sedaka, Kiki Dee e sarà destinata soprattutto a pubblicare i futuri dischi della rock star Elton John. La prima produzione della Rocket Records è appunto il singolo Don't Go Breaking My Heart, dove Elton duetta con Kiki Dee, diventando un grande successo in tutto il mondo. In quel periodo il successo dei suoi spettacoli dal vivo è planetario, sia per il look e sia anche per le forme strane dei suoi occhiali. Con la moda si sentiva come un ragazzino in un negozio di dolci. Non ne aveva mai abbastanza e continuava a sperimentare look sempre più audaci. Nel 1977 Elton John interrompe la sua grande amicizia e collaborazione con l'autore dei suoi testi, Bernie, e si stoppa anche un po' con lo spettacolo per aver dichiarato la sua bisessualità. Ecco una citazione molto particolare. È imperdonabile che la nostra società non intervenga per impedire che il termine gay sia usato come un insulto da cortile. Questo tipo di bullismo non influisce solamente su coloro che un giorno potrebbero essere gay o che hanno genitori gay, ma colpisce ogni genere di giovani che per qualche motivo appaiono differenti, dai ragazzi che fanno sempre i compiti e dalle ragazze che sono brave nello sport. Il bullismo omofobo non è solo un nemico dell'omosessualità, ma anche della gentilezza, del rispetto e della socievolezza. 3 anni dopo, nel 1980, organizza un grande concerto al Central Park di New York. Lui si prepara e si presenta vestito da paperino davanti a oltre 500.000 persone. Durante il concerto, Elton John dedica al grande John Lennon Imagine.
John Lennon, dopo 3 mesi, viene assassinato. Alcune curiosità del grande Elton John. Lui è pazzo tantissimo per i vestiti. Pensate che una volta si è presentato in un aeroporto con 42 valigie piene di abiti e accessori, tutti suddivisi per colore. E è una grande passione per lui i travestimenti. Per The Sunday Times, Elton John è uno degli artisti più ricchi della Gran Bretagna, insieme a Paul McCartney e Mick Jagger. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande, grande saluto da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti.